Allora, velocemente, in 2 minuti abbiamo chiuso la fase 1 del percorso di questo cuoricini DAO, ok? Che è cominciato il giorno 19 marzo con il primo video su YouTube e si è concluso il 24 giugno con la fine del Gitcoin. Quando ho detto a Ricky che facciamo sta roba, dammi un mese e ne sono passati tre. Dal giorno in cui abbiamo fatto una carbonara insieme, ne abbiamo parlato, fino al Gitcoin Grant. Quindi, diciamo, abbiamo considerato con Ricky e con Gamba che la fase 1, quella, come dire, in cui abbiamo buttato fuori qualcosa da zero di questa roba qua, si è conclusa. E quindi il tema è adesso e allora cosa facciamo? Allora, come output io sto cercando di portare avanti tre riunioni, tre discorsi. Il discorso di oggi è il discorso numero 2, TechStation Pilot Team Launch. Siccome è una app per team, per squadre, ok, l'idea è proviamo a cominciare a usarla questa app, cominciamo a vedere se è un'idea che funziona, se all'interno della, visto che è una squadra, che è un'app per squadre, se la nostra squadra può essere una squadra che può usare Cuoricini DAO, se effettivamente scaturisce quegli effetti emozionali, come dire, quegli effetti che pensiamo possono essere interessanti. Le altre due riunioni di cui vorrei parlare nei prossimi giorni, quando ci siete gli altri due argomenti, è numero uno, un report su come è andata la comunicazione di questi 3 mesi, degli alti e dei bassi sugli Instagram, YouTube, Facebook, post improvvisati oppure no, ok? Quindi sto collezionando dei dati dalle tabelle di Facebook e di YouTube, cercato di mettere insieme per capire se siamo stati efficaci oppure no. La risposta è no, ok, però lo voglio farvelo vedere. E numero 3, invece, dopo aver fatto queste due, quali sono le considerazioni su che cosa fare per un prossimo ciclo che forse potrebbe andare avanti su un ciclo di 3 mesi. Questa era solo la prima slide del Social Media Communication Report, quindi questa è una preview di quello di cui volevo farvi parlare nell'altra riunione, quindi non in questa, e questa è una preview di argomenti che sto mettendo giù, di quelle che sono le cose di cui parlare per i prossimi 3 mesi, cioè blockchain. Velocemente vorremmo riparlare di cose che si fanno sulla blockchain, sul segreto, una nuova UI, per cui c'è qui Goldmark che ci sta ascoltando, che sta lavorando su una nuova UI, introduzione di NFT e un sacco di messaggi su marketing, l'abbiamo chiamato, l'ho chiamato, cioè quasi cose che si potrebbero fare. Quindi vi esorto, se ci a provare a venire anche a questa altra riunione, che è interessante, che sto preparando, e a questa altra riunione invece che contiene tutti questi argomenti. Quindi questo perché, come dire, sento che dopo questi 3 mesi di duro lavoro è giusto ed è importante raccontare che cosa abbiamo fatto, perché è importante per capire cosa ci interessa, cosa non ci interessa e cosa vogliamo fare insieme oppure no. Quindi oggi lo scopo di oggi è parlare del lancio del TechStation Pilota, cioè di usare questa, di come si può e se vogliamo usare questa app noi. Due cose che ho scritto, ok, questa app TechStation, come dovreste sapere, come sapete, funziona su browser con MetaMask su Polygon e funziona su cellulare con Trust Wallet su Polygon al momento. Quindi è abbastanza flessibile. C'è la nuova UI qui, molto più veloce, molto più bella, però oggi vogliamo vedere se riusciamo a partire, poi una volta che almeno sappiamo che ci siamo tra di noi, possiamo discutere di tutto il resto. L'ultima slide, come dire, quando usiamo questa applicazione insieme, understand che è una blockchain application, cioè sapete che funziona diverso, ok? Si fanno delle transazioni, ok? Ogni volta che si scrive, e quindi si deve pagare il centesimo, e bisogna aspettare che la transazione si completa. Quando tu fai una transazione, mandi una transazione, e quindi se noi siamo abituati allo standard di applicazioni web attuali, in cui tutto è istantaneo e tutto è super feedback, ci sembrerà, oh, ma questo non funziona bene. Dobbiamo capire che siamo in un nuovo ambiente in cui tu fai transazioni. È interessante, voglio proporlo a voi per capire se questa roba ha senso oppure no, al di fuori di noi. E understand anche che la UI is not what you're used to, appunto, because it's blockchain, ma poi magari anche perché, anzi senza magari,
ci sono dei bug, ok, attualmente. Cioè, quindi, oltre al fatto che è blockchain, che è nuova e che si fanno le transazioni, poi potrebbe anche esserci un bug. Attualmente di bug sostanziali, come dire sostanziali, cioè di struttura, di numeri, non ne conosco, però sicuramente ci sono bug di interfaccia per cui si sta lavorando. E quindi dovete capire che siamo in uncharted territory e stiamo andando facendo una blockchain per mandarci dei cuoricini, boldly go where no one has been before.